Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di come ho intenzione di organizzarmi nel 2018. Anche l'anno scorso avevo fatto un video più o meno simile in cui vi parlavo delle agende che avrei utilizzato nel 2017, quindi se siete curiosi vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. L'agenda che ho utilizzato fino adesso è questa qua della Moleskine, un'agenda settimanale con cui mi sono trovata, devo dire, molto bene, fino a circa la fine dell'anno dove l'ho un po' trascurata. Ho notato che c'erano dei giorni in cui riempivo molto l'agenda, scrivevo un po' di tutto in realtà, non soltanto cose connesse al lavoro, mettevo anche degli adesivi, delle immagini motivazionali, però a lungo andare mi sono accorta di usarla sempre meno. Questo perché sono cambiate diverse cose nell'arco dell'anno e sono cambiate un po' anche le mie esigenze per quanto riguarda le agende. Per questo motivo quest'anno ho deciso di prendere un'agenda mensile e non settimanale. Questa è sempre della Moleskine ed è strutturata in questo modo. Praticamente in due pagine riassunto tutto il mese, poi ci sono delle pagine vuote a righe in cui poter scrivere di mese in mese. All'inizio c'è un recap di tutto l'anno, quindi in due pagine ci sono tutti i mesi e utilizzo moltissimo questa parte per segnare ad esempio gli eventi più importanti, che ne so, anniversari, ovviamente non il mio perché non me lo dimenticherei mai, comunque date importanti che ricorrono di anno in anno e inserisco anche i compleanni. Dopo questa parte generale si entra un po' più nel dettaglio. Prima di passare all'agenda vera e propria, diciamo, non so ancora bene come sfrutterò questa parte, ma potrei approfondire quello che ho segnato in precedenza sul calendario. In genere faccio soltanto un cerchio o un puntino in corrispondenza dei giorni. In questa parte potrei approfondire con lo stesso colore e segnarmi più nel dettaglio che cosa significa quel puntino. Ad esempio, nei compleanni tendevo a fare soltanto un cerchio e a mettere l'iniziale di chi era il compleanno. Ecco, spesso e volentieri le persone che conosco iniziano per la stessa lettera, quindi potrei approfondire scrivendo il nome completo o ad esempio aggiungendo gli anni. Comunque, su questa parte ci devo ancora ragionare. Mentre per quanto riguarda l'agenda e quindi come ho intenzione di organizzarmi di mese in mese, ogni quadrato lo sfrutterò per segnare ad esempio il lavoro, se devo segnare le ore di lavoro, i vari appuntamenti che ho durante l'arco dell'anno, ma soprattutto le scadenze, qualora ce ne fossero. Nel caso di gennaio ho già una scadenza in programma, ovvero restituire i libri che ho preso in prestito in biblioteca. Quindi ho intenzione di utilizzare questa agenda in maniera molto strutturata e ben organizzata, senza inserire dettagli più personali. Per quello infatti utilizzerò il Moon Journal. Questa è una sorta di diario, planner, approfondimento sulla luna, i segni zodiacali, è un mix, non mi ero mai trovata di fronte a una cosa del genere, però mi ero incuriosita tantissimo verso settembre, l'avevo scoperto. Il motivo principale per cui ho deciso di acquistare questo journal è che è strutturato in maniera molto motivante, o meglio, io l'ho percepito così, come un diario di approfondimento personale, soprattutto crescita e sviluppo. La prima parte di questo planner è molto descrittiva, spiega nel dettaglio infatti le varie fasi, ad esempio della luna, che cosa significano, che cosa è suggerito di fare in certe fasi del ciclo, ad esempio le routine consigliate oppure delle varie attività. Di mese in mese viene poi approfondito questo aspetto. Ad esempio, gennaio viene descritto come il mese di crescita, affermare la propria autorità, i propri obiettivi dell'anno. Personalmente trovo molto interessante poter scoprire cose nuove, ad esempio sulla luna e su come le varie fasi lunari possono influire sulla nostra vita. Ovviamente non penso sia la mia filosofia di vita, però mi incuriosisce come aspetto e soprattutto la cosa che mi piace di più di questo journal è la sua impostazione di mese in mese. Si ha una panoramica generale del mese in corrispondenza del segno zodiacale e si ha una sorta di panoramica su quello che è consigliato fare. Il mese, che ne so, della ricerca personale, porsi degli obiettivi, tutto ovviamente molto approfondito con degli spunti, dei consigli su che cosa fare, come gestire al meglio il proprio tempo e le proprie energie. Ed è questo l'aspetto su cui vorrei focalizzarmi, ovvero sfruttare al massimo questo journal per lo sviluppo mio personale. Quindi quello che ho già iniziato a fare è all'inizio del mese segnarmi i miei vari obiettivi che voglio portare a termine nell'arco del mese, ovviamente obiettivi fattibili, e ogni giorno segnarmi o una citazione o una frase che per me sono particolarmente importanti o riassumere in una riga quella che è stata la mia giornata. Ho intenzione poi di colorare i giorni di ogni mese a seconda del mio umore, quindi creerò una sorta di leggenda con 5-6 colori differenti e alla fine della giornata
giornata colorerò il cerchietto in modo da avere ad occhio una panoramica generale di quello che è stato il mese. È una cosa che potrebbe sembrare superflua o inutile, ma dal momento che ho intenzione di utilizzare questo diario per sviluppo mio personale, è importante per me tenere traccia anche di come mi sono sentita di giorno in giorno, vedere se ci sono stati dei progressi, se gli obiettivi che mi sono posta, le cose che ho fatto hanno influito e in che modo hanno influito sul mio umore. Inoltre, come l'anno scorso, sono partita sul Moon Journal rispondendo a 3 domande, ovvero: che cosa ho fatto, sperimentato, creato quest'anno di cui sono veramente fiera, quali errori ho fatto e che cosa mi hanno insegnato, e infine che cosa voglio lasciare andare nel nuovo anno. Sono quasi indecisa di rispondere a queste domande di mese in mese o tipo una volta ogni 3 mesi, per vedere com'è l'andamento. Può sembrare una cosa banale, però è importante secondo me riflettere su quello che si è fatto, e in particolare per me personalmente non è facile rispondere alla prima domanda, quello che mi rende veramente fiera, perché tendo a essere molto autocritica e a svalutarmi tantissimo. Quindi sedermi, riflettere e dare atto, darmi atto che ho fatto qualche cosa di positivo di cui dovrei essere fiera, è importante a livello personale. Per quanto riguarda i soldi, quest'anno ho ricomprato il Kakebo. Ve ne ho parlato molto approfonditamente sul blog, quindi troverete l'articolo nelle schede qua sotto in descrizione. È in pratica un'agenda in cui segnare tutte le spese. L'avevo comprato per la prima volta 2 anni fa e mi ero trovata molto bene perché ero riuscita effettivamente a gestire meglio i miei soldi e soprattutto a risparmiare. L'anno scorso non l'avevo comprato, ma mi ero costruita, diciamo, un'agenda mia personale. Avevo adottato lo stesso metodo del Kakebo e me lo sono fatta da per me, diciamo. Quest'anno ho deciso di ricomprarlo perché non sarò più da sola a dover gestire le spese di casa, quindi mi sembrava un buon modo per avvicinare anche qualcun altro al mio stesso metodo, comunque ad un metodo che secondo me funziona e può essere utile soprattutto per organizzare i soldi e per avere una panoramica generale di quello che si può spendere in un certo periodo, e soprattutto può essere un buon modo per gestire i soldi in comunità, diciamo, avere un quaderno in cui segnarsi tutte le spese. La grafica è bene o male sempre quella, c'è una panoramica generale a inizio di ogni mese in cui segnare le entrate fisse, le uscite fisse e il proprio obiettivo, quanto si intende risparmiare in un certo mese. Questo poi viene diviso per le varie settimane che compongono ogni mese, e di settimana in settimana vanno riportate le spese, divise ad esempio per sopravvivenza, quindi cibo, carburante, oppure optional, lo shopping, cultura, cinema, spettacolo ed extra, ad esempio i regali o quei piccoli sfizi che ci si vuol togliere. Trovo che il Kakebo sia molto funzionale, mi piace come è strutturato e soprattutto ho visto che con me funziona. Ultimo ma non per importanza, l'agenda del canale e del blog. È un'agenda qualunque che mi hanno dato in banca, quindi non fateci particolarmente caso. Comunque si tratta di un'agenda mensile, ci sono 2 pagine belle grandi che riassumono il mese. Siamo cresciuti tanto sul canale, quindi mi sembra giusto fare un passettino avanti e cercare di organizzarmi al meglio, in modo da programmare bene i contenuti, cercare di variare le tematiche, di non essere troppo ripetitiva, e vorrei gestire meglio anche la pubblicazione. Ora qua sul canale è abbastanza regolare, nel senso che esce un video il martedì e uno il venerdì. Mi piacerebbe negli altri giorni proporre delle cose nuove sul blog, ma anche sulla pagina Facebook. Ho intenzione di portare in maniera costante 2 rubriche, diciamo, che avevo iniziato già lo scorso anno, come ad esempio i consigli settimanali o le nuove uscite del periodo, quindi vorrei cercare di organizzare la settimana al meglio in modo da offrirvi ogni giorno più o meno dei contenuti diversi e non accavallare tutto lo stesso giorno. Inoltre in questa agenda ho intenzione di tenere traccia anche delle mie varie statistiche, che può sembrare una cosa noiosa, che non vi interesserà di sicuro, per me è invece importante sapere come siamo cresciuti sul canale, sul blog e sui vari social. Segnare le statistiche dei miei social assieme ai miei obiettivi personali non mi faceva bene, perché avere tot iscritti sui social non mi identifica come persona, non c'entra col mio personale, non so se si capisce o meno. Era una cosa che mi destabilizzava tanto, quindi quest'anno ho deciso di separare le 2 cose. Da una parte ho il Moon Journal, su cui cercherò di impegnarmi tantissimo sui miei obiettivi personali, e dall'altra l'agenda del canale, dove sì, importano tutti i social, ma non mi definiscono
come persona, non sono semplicemente dei numeri. Nonostante sembrino abbastanza distaccate le agende, non particolarmente colorate o simpatiche come era ad esempio l'agenda dell'anno scorso, ho intenzione di arricchirle molto all'interno, utilizzando ovviamente tantissimi adesivi che mi piacciono molto, soprattutto quelli piccoli, visto che utilizzerò un'agenda mensile, penso che saranno fantastici. Mi piacerebbe tipo metterne uno, non dico ogni giorno, ma quasi, e rispecchiare un po' quella che è stata la giornata, in modo da poterlo risfogliare anche nei mesi successivi e avere una panoramica generale. Ovviamente inserirò delle immagini come avevo fatto per l'agenda settimanale, mi piacerebbe inserire anche delle frasi motivazionali. Ovviamente continuerò a utilizzare anche i miei amatissimi sticky notes, ovvero i post-it. Questi più piccoli li ho utilizzati tantissimo per segnarmi degli eventi importanti, tipo, non so, delle fiere, degli incontri particolari. Avere il disegno di un gatto, di qualcosa di carino, non so, mi ispirava tanto, mi dava positività. Per le cose da fare continuerò invece ad utilizzare questi, che appunto hanno tre caselline per segnarsi tre obiettivi, insomma una to-do list. Sono piccoli e compatti, quindi si adatteranno perfettamente alla mia nuova agenda mensile. Questa è una differenza dell'anno scorso, mi piacerebbe inoltre fare una sorta di aggiornamento nel corso dell'anno per vedere se effettivamente funziona questo mio metodo, come mi sto trovando con le varie agende, come le sto impostando. L'anno scorso non sono stata molto costante, non l'ho fatto per questo motivo, ero molto altalenante. Spero che questo video possa esservi utile o di ispirazione, mi raccomando fatemi sapere nei commenti che tipo di agenda utilizzerete quest'anno, se avete intenzione di portare avanti un bullet journal o di iniziarlo, ma soprattutto fatemi sapere se conoscevate il moon journal, se è una cosa a voi familiare, se lo utilizzate o meno, perché per me è una cosa estremamente nuova, quindi sono curiosa di saperne di più. Spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!